Ceno Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Ceno Game Studio 7 TV, intervista di Pietro, il cuore di un campione. Ogni atleta una storia, ogni momento è un'emozione, con coraggio e con determinazione. Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Ok, se mi lasci le mani e poi ci vediamo domani. Ci vediamo domani. Benvenuto alla nuova puntata. Abbiamo ospite. Allora, parliamo di un progetto Carrera, ma in realtà abbiamo ospite Armando Carrera. E a questo punto, la domanda più semplice: quando nasce effettivamente il progetto Carrera? Come si sviluppa e come poi a ottenere il risultato che attualmente tutti possono conoscere? Il progetto nasce un po' di tempo fa. Noi siamo un gruppo di musicisti e amici di vecchia data, suoniamo insieme da tantissimi anni. E abbiamo fatto per tanti anni i progetti cover e poi abbiamo deciso, siamo tutti musicisti di live, a un certo punto abbiamo deciso di trasportare questa nostra esperienza live, anche di ensemble, tutti quanti insieme, in un progetto inedito. Io sono l'autore dei brani e abbiamo deciso di fare un disco. So che è un po' in controtendenza oggi rispetto al mercato discografico, oggi si fanno più che altro i singoli, però abbiamo deciso di buttarci in questa avventura e di realizzare un vero e proprio disco. E a questo punto, intanto parliamo dell'ultimo singolo, il primo singolo che nasce da questo progetto. Ci vediamo domani, ma quando nasce questo progetto, poi ci vediamo domani oppure ci vediamo dopo domani? Quando nasce questo progetto, la cosa si sviluppa, come si sviluppa per poi ottenere il risultato che tutti stiamo ascoltando? E come dicevo, si sviluppa un po' di anni fa. In realtà poi la parte davvero operativa è iniziata un paio di anni fa, nel 2021. Ci vediamo domani è la prima traccia di quest'album e noi presenteremo le tracce, sono 8 in tutto nel disco, a step. Io già credo che prossimo mese uscirà già il secondo singolo e è stato il primo brano al quale abbiamo lavorato e poi è stato ripreso. In realtà in questo album ci sono anche 3 brani già precedentemente usciti negli scorsi anni che abbiamo poi ripreso all'interno di questo progetto. E poi ci sono 5 brani completamente inediti, tra cui proprio Ci vediamo domani, che è la prima traccia ed è la traccia che abbiamo scelto di far uscire proprio per prima e per presentare davvero questo progetto. Progetto, come ti dicevo, in termini operativi nasce un paio di anni fa e quindi considera che ci abbiamo messo un paio di anni per realizzarlo, ovviamente combattendo contro tutto, le pandemie, le difficoltà varie che abbiamo incontrato e ce ne sono state davvero tantissime, però alla fine ce l'abbiamo fatta. Nella realizzazione, visto che sei tu l'autore un po' delle musiche e tutto, nel descrivere i testi, sei un po' più stile inglese, un pochettino un po' più sintetico, ermetico, lasci un po' interpretazione anche possibile, oppure sei come nel classico italiano, longevo,
è descrittivo fino alla quasi all'esasperazione. No, 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 non sono particolarmente descrittivo, anzi, io cerco, diciamo, di descrivere una determinata situazione, ma lasciando ampio margine proprio di interpretazione, come stavi giustamente dicendo prima. Ma perché penso che la musica, ma l'arte debba essere lasciata un po' all'interpretazione di chi la guarda, di chi l'ascolta. Immaginiamo anche di trovarci davanti a un quadro magari ha un suo filo logico e interpretativo, ma poi chi sta di fronte. Chi guarda quell'opera, chi guarda il quadro, immagina, interpreta e vive delle emozioni, diciamo, proprie anche sulla base delle proprie esperienze, tenendo presente che quell'opera d'arte diventa un canovaccio al quale ispirarsi. E io penso che anche i testi delle canzoni, ma anche la musica delle canzoni, abbia questo ruolo fondamentale. Quindi un po' all'inglese, diciamo, che stavi dicendo. Invece nasce prima un riff, un beat, oppure nascono prima le parole, oppure possiamo dire che possono nascere insieme e percorrere quel tragitto insieme. Senti, un po' come la domanda se nasce prima l'uovo o la gallina. E innanzitutto ti dico, da un punto di vista tecnico, dipende uno da come lavora. Dipende dai brani, dipende da quello che effettivamente poi succede nell'immediato. Ci sono dei brani, delle canzoni che nascono naturalmente a livello di musica, quindi con dei riff, delle parti, cui poi ci leghi dei testi, così come ci sono delle canzoni, ma anche delle parti di canzoni che nascono invece con dei riferimenti testuali, ai quali poi ci agganci un riff musicale e quindi fai il lavoro inverso, vai alla ricerca della musica oppure, se hai già la musica, vai alla ricerca del testo. Ci sono alcune volte in cui le due cose nascono insieme perché ti nascono insieme nella testa e quindi magari anche una canzone nasce da determinate frasi. Poi le lavori e le elabori in un più lungo discorso, e dove addirittura nascono questi riff già corredati, diciamo, di testo, per cui il brano viene su già in quel modo, e tu lo lavori, lo rifinisci, e cerchi di costruirci una storia sulla base di quello che ti è venuto in mente all'inizio. Ma la vita è una chimera, ma vive per conto suo, si evolve, in fondo è mutevole. La vita è una chimera perché noi immaginiamo spesso che vada in un certo modo, poi in realtà non sempre va in un certo modo. Però noi siamo portati proprio come animus a immaginare la vita come una chimera, come qualcosa di un po' effimero anche che non esiste in realtà, i risultati, no, della vita, della nostra esistenza e quindi un po' andare alla ricerca di questo fine o di questi fini ultimi e non sempre riusciamo a raggiungere. E, il brano è un brano sulla speranza, sul futuro, sui figli. E anche i figli sono una chimera, perché anche i figli fanno parte necessariamente della vita. E invece c'è qualche artista contemporaneo o del passato che comunque vada ascoltandolo, a forza di ascoltare un pochettino, ti ha influenzato nello stile, visto che probabilmente forse in questo brano qualcuno ti abbia citato riferimenti un po' a vari cantanti contemporanei anche o comunque degli anni 90. Io sono cresciuto a pane e cantautorato, non a pane e cantautorato italiano. E in questo brano in particolare, infatti, l'hai detto, hai colto benissimo,
In riferimento a, faccio riferimento ad un autore che è Luca Carboni, in quella frase in cui si parla delle tette, e Luca Carboni la citava nel brano Lungomare, un 33 giri che uscì nel 1987, si chiama Luca Carboni, il brano, il pezzo è Lungomare, di queste donne dalle grandi tette che andavano in bicicletta. E io queste grandi tette le voglio diciamo immaginare come qualcosa di apparente, di sola apparenza, quindi non fidarti, no? Magari il padre che dice al figlio, non ti fidare di queste apparenze, non ti fidare delle grandi tette, solo di quello che appare, di quello che è bello, perché magari sotto c'è poco. E anche Luca Carboni, quando parlava di queste ragazze sulle grandi tette, su questo lungomare che andavano con le biciclette, lui sì, si immaginava questa situazione abbastanza estiva, in cui c'era questa visione molto apparente, molto identificativa dell'estate, del divertimento e della bellezza. A questo punto, intanto, noi cogliamo l'occasione per salutare e fare in bocca al lupo a Luca Carboni, vista la situazione che in questo momento non sta percorrendo momenti felici, però la vicinanza di tanti amici e tanti colleghi lo stanno tirando su e quindi gli facciamo in bocca al lupo. Visto che avete suonato comunque dal vivo, anche se separate, qual è stata le sensazioni che si prova avere un pubblico davanti quando ascoltano, comunque vi sento, tu provi sul palco, suoni, e quelle sensazioni che provi nel suonare dal vivo. Per un musicista suonare dal vivo è la vita, non c'è altro da fare. È inimmaginabile, qui stiamo parlando di musica registrata, è diverso dal live. Noi per esempio siamo tutti musicisti di live, veniamo prettamente dal live ed una delle scommesse che abbiamo voluto portare avanti è quello di unire questa esperienza live in un disco, quindi nella musica registrata. Sono due ambiti e due mondi abbastanza distanti, no? Tra di loro. Poi lo vediamo alla fine con le ultime polemiche, no? Sull'utilizzo dell'autotune, quello che è venuto fuori, che magari nel disco il cantante appare in un certo modo, poi live, no? Appare in un altro. Il live è quello che tu fai davvero, quello che trasmetti, sono le onde sonore che da te, dall'impianto che hai davanti, arrivano direttamente al pubblico. Quindi è come se ci fosse un filo di emozione che collega davvero te, artista, musicista, cantante, e il pubblico che ti sta guardando. Quindi è il pane per il musicista, è quello che ti dà la voglia, la forza, di fare quest'arte. Molto bello. Io vorrei ricordare che Giorgio Paletti a suo tempo, quando era in vita, raccontò l'aneddoto che lui entrò in studio e vide Mina entrare in cabina, mettere le cuffie, cantare e dall'altra parte diceva: finita la canzone, ok, perfetto, Mina, puoi andare. E Mina si alzava, attaccava le cuffie e partiva. Entrava lui a un certo punto e voleva fare come Mina, metteva le cuffie, cantò il brano e disse ok, e dall'altra parte sentì dire: Faletti, dove vai? Devi ricantare, che non andava. Quindi a volte, la gente non immagina che a volte si fanno i collage, sarebbe la prima parte buona di qua, la prima seconda parte buona di là, la strofa di là. Quindi non immagino che effettivamente a volte capita, oppure nel film La Bamba, dove il cantante ripete, ricanta 50 volte la stessa canzone perché era ispanico. E invece, a volte capita, voi se venite dal mondo del cover, avete suonato tante cover, qual è stata la difficoltà? Cioè, c'è difficoltà a passare dalla coperta di Linus, che sono le cover? Personaggio Linus è abituato alla famosa coperta delle cover, a suonare ed
creare un vostro brano? È difficile oppure è più facile mantenere la coperta dietro e portarsela dietro? Molto più facile portarsi dietro la coperta. Decisamente più facile. Sono due mondi diversi anche questi. Tornando un secondo alla questione della registrazione in studio, è chiaro che in studio devi andare preparato, devi avere capacità, ma sai che comunque non è un live. Le parti, se le sbagli, le puoi ripetere. Oggi si possono fare tante cose con la tecnologia. Ai tempi di Faletti se ne facevano, ma se ne facevano di meno. Oggi davvero, tra l'altro con l'intelligenza artificiale, oggi certe volte è anche inutile cantare, no? O suonare addirittura. Però in studio comunque ci devi andare ovviamente preparato. Per quanto riguarda la questione delle coperte, fare una cover è molto più semplice. Tu hai già tutto là. Devi solo prendere, ascoltare, se sei un bravo musicista, eseguire o rieseguire. Il problema è creare. Nell'ambito artistico, il problema è creare, soprattutto creare qualcosa di nuovo, che se o ce l'hai o non ce l'hai. Io sono un discreto musicista, ascolto il brano, a meno che non si tratti di parti, immaginiamo che sia un chitarrista, a meno che non si tratti di parti tecnicamente particolarmente complesse, lo posso tranquillamente riprodurre. Fanno le cover, ci sono tantissime cover dei Pink Floyd, per dire, che eseguono, ce ne sono di bravi che eseguono i brani davvero in maniera del tutto simile a come la eseguivano i Pink Floyd. La questione è che i Pink Floyd avevano la genialità di creare, hanno creato quelle parti, hanno creato quella musica, ed è la differenza tra chi la esegue oggi e chi l'ha creata allora. È molto, molto, molto più difficile creare qualcosa in musica, in arte, anziché ovviamente riprodurla. E a questo punto, progetto futuro, questo lavoro di 8 canzoni sarà soltanto in forma digitale oppure come noi famosi retro, ormai siamo retro, utilizziamo ancora CD, vinile e musica a setta, perché è tornata anche in auge la musica a setta. Sicuramente faremo dei CD, però diciamo in misura, in un numero diciamo inferiore. Invece vogliamo fare dei vinile, anche perché abbiamo, secondo me, delle belle copertine. Sono delle copertine, sono lavori originali di un artista di Taranto, Angelo Pacifico, e vogliamo anche valorizzare, no, questa arte, perché anche quella è un'arte, l'arte pittorica, l'arte quella dell'arte visiva, e quindi sicuramente faremo, quando uscirà il disco completo, io penso prossima primavera, faremo sicuramente anche dei vinile, dei CD. Musicassetta adesso forse è un po' più complesso anche, ma perché è più complesso trovare anche proprio gli strumenti con i quali ascoltare le musicassette. Io mi ricordo, c'avevo una macchina, c'aveva, non fino a tantissimo tempo fa, non aveva il CD, aveva la cassetta. Ma stiamo parlando di altri, veramente sì, no? Di altri tempi. Già il CD oggi, nelle macchine moderne, per esempio, il CD è sparito. Anche l'Alpine ultimamente ha sospeso la produzione di autoradio con i CD. Con i CD. La copertina di questo singolo, da chi nasce l'idea? Anche perché ci sono due persone, cioè nell'insieme compaiono queste due persone, ma in realtà non hanno volto. È una vecchia foto originale, in realtà ti svelo che è una vecchia foto di famiglia. L'altro non è che mia nonna, mia madre e mio zio negli anni 50, e sulle quali Angelo ha lavorato graficamente,
e ha creato questo collage che poi è diventata la copertina dell'album. Quindi era una vera foto sulla quale è stato proprio disegnato, sono stati messi i colori e sono stati apposti dei collage come una vera e propria opera artistica. E ci sarà per caso un video oppure resterà con la copertina soltanto questo Il lavoro? video è, ti dico che il video è quasi pronto, dovrebbe uscire veramente a breve. Abbiamo già effettuato montaggio, tutto, stiamo giusto aggiustando le ultime cose, anche il video è autoprodotto come il disco, ma io penso che uscirà entro la fine di ottobre sicuramente. A questo punto saremo in attesa di vedere il videoclip perché il brano l'abbiamo già ascoltato. A questo punto, tanto noi ti ringraziamo di essere stato ospite. Ci diamo Grazie a voi. appuntamento alla prossima primavera per presentare il primo disco, il primo vinile di questo Esatto. progetto. Quindi accenderemo le nostre carriere e vi raggiungeremo per ascoltare questo disco. E a questo punto ci Perfetto. mancano due cose fondamentali: gli indirizzi dove potervi raggiungere, ascoltare intanto questo primo lavoro e i saluti finali. Allora, noi siamo sulle piattaforme social, quindi su Facebook come Carrera, su Instagram come Carrera Music Hit, e su YouTube come Carrera. Una cosa importante, l'etichetta discografica è la Divas Music Production di Roma. Il brano è stato registrato e mixato presso il Tinkhead Studio di Taranto di Marco Schnabel e per quanto riguarda il resto, i musicisti, oltre a me, c'è mio fratello Giovanni Carrera al basso, Vito Rizzi alle tastiere, Ciccio Raio alle chitarre, Andrea Rizzi alla batteria, qui c'è anche la collaborazione nella batteria di Marco Schnabel. Andrea Palazzo alle percussioni. Per il resto, amici, il saluto migliore è sempre, io dico, evviva la musica, evviva l'arte. Mettila da parte. Sporticino Game ci porta in una nuova dimensione. Con passione e coraggio siamo pronti a brillare. E Studio 7 TV ci guida ad ogni passo, ad ogni sfida da affrontare. Con orgoglio. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Ok, se mi lasci le mani.